Perdere i cuccioli è normale, è una cosa naturale, come cacciare le prede o correre ai cieli di luna. In un certo senso il nostro branco era un'eccezione perché molti di noi erano sopravvissuti così a lungo. Eppure non riuscivo a evitare di sentirmi in colpa per la scomparsa di Rill. Se non avessi cercato di mettermi in mostra, se non avessi sfidato gli altri ad andare dai cavalli, forse lui sarebbe ancora qui. Non riuscivo a cacciare l'immagine di quel fagottino immobile. E poi c'era Borla. Da quando Rill se n'era andato, aveva colpito ciò, lei più di chiunque altro. Era diventata taciturna e serissima, e nella metà luna passata dall'episodio dei cavalli aveva mangiato poco e nulla. Era piovuto moltissimo, il fango aveva reso scivoloso il ritrovo, ed eravamo tutti di cattivo umore. Una volta, mentre mi avvicinavo nella stessa direzione di Werner, lei si era girata e mi aveva mosso due volte. Se nei cuccioli ci avvicinavamo a Eileen, ella rinviava. Però nessuno se la prendeva con Borla, o la mordeva. Sembrava non capacitarsi del fatto che Rille fosse morto. Ogni volta che gli adulti non la tenevano sott'occhio, tornava nella piana dell'erba alta a cercarlo. Pensavo che Rucco o Rissa si sarebbero arrabbiati con lei, perché si allontanava di nascosto, ma non era così. Se spariva, mandavano Trevelli, Werner o Minna a riprenderla. Talvolta dovevano trascinarla di peso, e non era più una cosa semplice, dato che ormai era piuttosto grossa. Lui non c'è più, piccola lupa, mormorò Trevelli, dopo averla riportata indietro per la terza volta. Era vero, la prima volta che Borla era tornata nella piana dell'erba alta, Azion e io l'avevamo seguita. Il corpo di Rill era sparito, però il suo odore era rimasto forte, mescolato a quello di Iena. Non ci voleva molta fantasia per immaginare cosa era accaduto. Qualche animale l'aveva portato via, senza dubbio temendo che potessimo tornare. Il pensiero che uno di noi potesse così facilmente diventare cibo mi tormentava. Borla si rifiutava di crederci. Pensavo che mi avrebbe odiato, che mi avrebbe guardato con lo stesso risentimento che Unan provava, quando scrutava i suoi occhi. Ma vedevo soltanto sgomento e dolore. Avrei preferito scorgervi un lampo di collera. La guardavo mentre se ne stava seduta sotto la pioggia, ad aspettare con pazienza l'opportunità di sgusciar via. E il senso di colpa mi opprimeva, più di quella di una pelliccia in senso d'acqua. Quando cercai di mangiare un po' della vecchia carne di cervo che Werner aveva recuperato da uno dei nostri nascondigli, non riuscii a mandarla giù. Fissai Borla cercando di scorgere un qualche cambiamento. La pioggia era tiepida, ma io avevo i brividi di freddo e mi appoggiai la testa fra le zampe. E ora che tu la smetti di startene qui a rimuginare, cucciola? Arrancando, Trevor che mi aveva raggiunto e si era rivolto a me in tono severo. I forti sopravvivono e i deboli no. Rill entrò via e ciò addolora tutti noi, ma le prede non ci saltano mica in bocca, sai? Vedi forse Rissa starsene seduta a rimalcarsi? Lei sa che la caccia deve continuare. Il giorno in cui smetteremo di cacciare sarà il giorno in cui smetteremo di essere lupi. Lo so, replicai, sbattendo le palpebre a causa della pioggia che sembrava risalire dal terreno per entrarmi negli occhi. So pure che probabilmente non sarebbe vissuto a lungo, ma sto male lo stesso. Mi fa piacere che tu dica così, commentò Trevor, staccandosi coi denti una crosta di fango dalla spalla. Non saresti un buon membro del branco altrimenti, ma adesso devi smettere di pensarci. Se non fossi andato dai cavalli, Rill ce l'avrebbe fatta a passare l'inverno? Forse sì. Se tu non avessi agito con prontezza, Unan e Azion sarebbero morti? Quasi certamente sì. La sua voce si ammorbidì un poco. Ci sono cuccioli che non arrivano alla fine dell'inverno. È così che deve essere. Se i lupi devono rimanere forti, lo sapevi che il branco dei mangiatopi può tenere in vita non più di un paio di cuccioli all'anno, dato che sono troppo piccoli per cacciare prede consistenti, e i lupi del picco roccioso non permettono ai loro cuccioli più piccoli di avvicinarsi al cibo. Li lasciano morire di fame senza neanche offrire loro la possibilità di mostrare il proprio valore. Rista è conosciuta in tutta la valle per come riesce a tenere in vita quasi tutti i suoi cuccioli. Quando gli spiriti prendono uno dei nostri, dobbiamo essere grati che tanti altri abbiano la possibilità di rimanere con noi. Dove sono gli altri cuccioli di Rissa? Quelli dell'anno scorso o dell'anno prima ancora? Domandò Azuen, con un tono che non era di certo il suo. Il quale ci aveva raggiunti trottando. Mi stava tenendo d'occhio da giorni, ma sembrava aver paura di avvicinarsi. La prima volta che avevo cercato di confortarmi gli avevo rinviato contro. La maggior parte lascia la valle, rispose Trevelg. Qui non c'è spazio per molti branchi, e le leggi di grande vallata non sono per tutti. Si scrollò la pioggia dal mantello. Perciò adesso devi decidere, cucciola. Vuoi rimanere con noi o preferisci seguire Rill? Nessun altro
può prendere questa decisione al posto tuo. Gli toccò la punta della testa e poi andò a parlare a Borla. Lei voltò il muso, quindi si alzò tremanti e si allontanò dal bosco. Trevi incurvò un po' con le spalle, quindi si scrollò e arcollò verso Unnan. D'un tratto udì un tonfo e un ringhio contro di me. Elinda aveva spinto in una pozzanghera fangosa. Poi i due si erano messi a combattere, rotolandosi nel fango e mordendosi con più forza del necessario. Rista interruppe la zuffa e separò i contendenti. Li odio i temporali estivi, disse guardando i due giovani lupi. Non vedo l'ora che arrivino le nevicate invernali. Quando correre diventa più facile e tutti hanno un umore migliore. Cuccioli, adesso siete abbastanza grandi da andarvene e esplorare i contorni per conto vostro, continuò. Rimanete nei pressi dell'albero caduto e tornate non appena vi chiamiamo. Ero sorpresa. Dall'episodio dei cavalli ci avevano tenuto sotto stretta sorveglianza e ci avevano proibito di allontanarci. Non sono un po' troppo giovani, Rissa? Le chiese Treve, gridendo. Di solito aspetti un'altra mezzaluna prima di mandare i cuccioli in giro per conto loro. Le diede un colpetto affettuoso con la testa. Voglio un po' di pace in questo ritrovo, in modo che possiamo fare una caccia decente, sbottò Rissa. Strizzò gli occhi, notando che Guernaba lottava fitto fitto con Rucco. Su, cuccioli, potete restare qui o dormire, oppure andare un po' in giro. Non eravamo noi a fare baccano, osservò Marra, alzando verso di me e Asgian. Si dette per ripulirsi dal fango una delle zampe anteriori a forza di leccate. Per ora di un'esplorazione non mi dispiace. Potremmo trovare qualche piccola preda. Asgian rizzò le orecchie. L'ultima caccia era stata infruttuosa. Avevamo tutti una certa fame. Gli adulti ci avevano portato un po' di cibo recuperato dai loro nascondigli, ma non molto. Allora andiamo! Esclamò Asgian. Scoppiai a ridere, sentendomi meglio per la prima volta da una settimana. Seguì lui e Marra nel bosco. Fine prima parte del capitolo 9. Non c'è molto da dire su questa prima parte. Vi premetto che dovrebbe esserci soltanto la seconda parte del capitolo 9 e poi ci sarà proprio, mi sembra, aspettate che sto controllando in questo preciso momento. L'altra seconda parte è più lunga della prima, mamma mia. Sì. E poi ci sarà proprio la fine della prima parte del libro. Proprio, cioè, proprio mi sembra che cambieranno anche i personaggi. Non ne sono sicuro, però è una cosa che ho scoperto oggi stesso.